siamo tornati a incontrare Gianni Rigonister, che nel frattempo abbiamo incontrato tante altre volte in tanti altri incontri, per annunciarvi che la cena in compagnia dei club di Papillon di tutta Italia è per portare a compimento quel progetto del caseificio. A che punto siamo? Sono tornato proprio ieri da Srebrenica, dove ho concordato una serie di lavori da fare assieme ai veterinari. Il caseificio è pronto come progetto. Adesso dobbiamo trovare i fondi per realizzare quest'opera. Ecco, e noi faremo le cene in compagnia per trovare altri fondi a quelli che già abbiamo dato, ma allora erano per portare le vacche, per portare gli attrezzi, eccetera. Mi pare 25.000 euro sì. Abbiamo raccolto. Le stalle, eccetera. Adesso invece vogliamo portare a compimento quello che è più nel nostro DNA, cioè l'idea di avere un formaggio e poi magari lo faremo conoscere anche. Però quest'anno noi vogliamo anche dare un contributo a un progetto di comunicazione, perché la transumanza della pace che tu stai portando avanti sia conosciuta il più possibile. E mi hanno detto che stai preparando un libro con noi. Sì, è vero. Bene. Ho cominciato già a scriverlo, ho raccolto delle testimonianze laggiù e soprattutto spiegherò questa storia, questo progetto che è iniziato ben 8 anni fa. E io ti intervisterò su tante cose che è giusto sapere e scoprire di questo grande uomo Gianni Rigonister. Per Natale ci fai il regalo del libro? Certamente. Bene, buone cene in compagnia a tutti. La foto è tratta dall'ultima convention dei delegati del Club di Papillon a inizio anno, dove si è deciso di indire le cene in compagnia coinvolgendo tutti gli amici che conosciamo. La cena o il pranzo in compagnia per tutto il mese di marzo e fino a Pasqua è un gesto semplice che supera la 10ª edizione. Il primo aspetto è quello del mangiare insieme, ovvero il gusto di accogliere l'altro, di invitarlo con un cibo o un vino a partecipare alla vita. Per questo la tavola deve essere apparecchiata con la tovaglia e con l'attenzione a tutti i particolari che portano dentro di sé qualcosa che ha a che fare con la bellezza. Ricordiamo ancora Brillat Savarin che diceva: «Colui che riceve i suoi amici e non dà nessun tocco personale al pasto che ha preparato, non è degno di avere degli amici». In secondo luogo si gusta quello che si prepara, magari a casa propria, condividendo una ricetta tratta dal nostro libro per la famiglia Adesso, oppure una ricetta della tradizione locale e stagionale. Tra amici, in 4, in 10, in 100, ci si divide poi i compiti. Chi porta il vino, chi l'olio, chi la frutta, chi cucina o chi riscalda. Nello svolgersi della cena è apprezzabile che entrino il canto, la musica, la poesia, qualcosa di bello insomma, che abbia a che fare con il gusto. Tutti i partecipanti offrono 20 euro come se fossero stati in trattoria. La raccolta complessiva, che documenteremo sul sito, sarà destinata al progetto della transumanza della pace e del caseificio che ha raccontato Gianni Rigonister. È dunque un gesto semplice che ha la forza di farci vedere un'altra misura, che vuole aiutare a tenere presente il gusto nella vita di tutti i giorni. Per questo è importante che invitiamo i nostri amici più cari, i colleghi di lavoro, i ragazzi con i loro amici, i vicini di casa. Per aderire alla cena in compagnia basta inviare una mail a info@clubpapillon.it specificando che si desidera partecipare alla cena in compagnia, in quali giorni e in quanti partecipanti. Vi invieremo poi una scheda riassuntiva che, appena terminato il gesto, ci inoltrerete compilata e corredata da foto e video per documentare tutto l'evento.